Ben arrivati a tutti. Quest'oggi ci sono un po' di spostamenti, c'è un gruppo ma è pomeriggio, ma noi facciamo il nostro cammino perché abbiamo desiderio di ascolto e desiderio di preghiera, l'ascolto della parola del Signore. Continuo come Stefano continua con i temi relativi a passaggi del Vangelo che toccano il tema della preghiera, io ho sempre l'attenzione ad ascoltare, man mano che la narrazione del Vangelo di Luca procede, con dentro quella domanda che vuole vedere da vicino il Signore, per quello che fa, per quello che dice, ecco, ho sempre questo interrogativo. La differenza di quest'oggi è che mentre solitamente è il Signore che incontra dei poveri, dei lebbrosi, di chi cerca, di chi soffre, di chi è in situazioni davvero gravi e sofferte, in questo momento non è questo, è perché accade a sorpresa un invito a pranzo. È un invito a pranzo di un fariseo e lui dice di sì, va e va volentieri, ma appunto questo è un momento dove lui sceglie di dire molte cose importanti e di dirle con una forza davvero grande. I criteri che guidano il cammino dei farisei e i criteri a cui si ispira Gesù sono profondamente diversi. E allora usiamo questo testo, come al solito non siamo noi a sceglierlo, è il Vangelo che ce lo regala e credo davvero che questa sia una maniera libera, profonda, vera di ascoltare il Signore. Non abbiamo noi delle piste previe cui vogliamo udire una risposta. Abbiamo l'attenzione a vedere come lui sta dentro situazioni diverse. Allora, forse la cosa più saggia in questo momento è cominciare con l'ascolto del testo. Avete tutti il foglietto? Mentre stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. E vi andò e si mise a tavola, come sempre. Accoglie gli inviti, non fa preferenza. Ma perché? Vuoi farisei? No, lui va, è sempre su questo suo itinerare dove si concede a chiunque incontra. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le ablazioni prima del pranzo. Allora il Signore, ecco, qui comincia davvero la parte un po' rara, dove è lui che in una situazione concreta che capita perché c'è un invito, è lui che sente l'esigenza di dire delle cose forti, delle cose grandi, e che in questo caso vanno in netta differenza di prospettiva rispetto a quella che anima normalmente i farisei. Allora rientro col testo. Allora il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere del piatto, ma per il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Quindi è un ingresso forte quello di Gesù. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro ed ecco, per voi tutto sarà puro. E poi continua, si vede un momento davvero che vuole affrontare, sente la necessità di condividere con il gruppo di farisei una logica profondamente diversa. Sono
storti da te piuttosto, ma guai a voi farisei che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Sono frasi molto forti, anche queste. Via via dopo, con brevità, le riprenderemo. Queste invece sono le cose da fare, senza trascurare quelle. E guai a voi, farisei, chiamati i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi». E gli rispose: «Guai anche a voi», quindi è proprio intenzionalmente convinto che queste parole siano necessarie. «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno. Perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottore della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua bocca. Era necessario ascoltarlo tutto, anche se noi ci fermeremo soltanto su alcune frasi dette da Gesù, ma l'insieme è davvero differente dalle altre condizioni, quando lungo le strade, lungo le case, lungo la Giudea o la Samaria o la Galilea, incontra le situazioni le più diverse, di una mamma che ha perso la figlia, di una donna che davvero da anni è provata seriamente, da un indemoniato che si vergogna di stare con la gente. Ecco, dentro queste cose abbiamo anche uno spazio che sembra totalmente altro, o meglio, è totalmente altro, ma non è diventato totalmente altro Gesù. Qui non si tratta di guarire un povero, un malato, un papà che chiede che venga perché il suo figlio è grave, o la mamma che concede questa sua sofferenza al maestro. No, lui accetta un invito, ma sente l'esigenza che ad un gruppo così, farisei, dottori della legge, abbiamo sentito, quindi un gruppo ben identificato, sente l'esigenza di dire alcune parole che sono profondamente diverse. Noi non vogliamo fare un
commento dettagliato di tutto, ma sentire alcune parole sferzanti, ma che sono appassionatamente consegnate dal Signore. Cioè, ci tiene, tant'è che si ferma, non si sottrae a questa situazione per alcuni aspetti imbarazzante. In qualche modo ha proprio dentro la convinzione che alcune parole vadano assolutamente detto. Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. La differenza tra la facciata e il cuore. La facciata ha tutta una sua formalità, appunto pulire l'interno del bicchiere e del piatto, ma non pulire i pensieri, i desideri, gli orientamenti del cuore. Non accetta questo sdoppiamento, perché sostituisce ad una cosa vera qualcosa che invece è profondamente banalizzata, di chi guarda semplicemente l'esteriorità. Chi guarda semplicemente l'esteriorità. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Hola. Ma siamo abbastanza all'inizio, c'è questo foglietto che stanno commentando. Dalle uno anche a me, grazie. Ecco, questa divisione che è tipica del mondo farisaico, no? È quello di guardare l'esteriorità ma non avere lo sguardo e soprattutto non avere il cuore sulla questione che è interna ad un'esteriorità. E qui Gesù si rivela appassionatamente orientato a dare davvero a tutti, a dare a tutti la possibilità di cogliere il cuore dell'Evangelo. E lo fa in una maniera vibrante. Guai a voi che pagate la decima sulla menta, la rute, la ruta e su tutte le erbe e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Ma dove l'avete il cuore? Verso chi è orientato il vostro cuore? Sulle questioni fondamentalmente marginali siete puntigliosissimi, l'osservanza di alcune piccole leggi che sono anche leggi abbastanza insignificanti, o qui diventate esigenti, amate i primi posti nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze, voi cercate il consenso, voi cercate il riconoscimento, ma il vostro cuore è come un sepolcro, è morto, le frasi che aggiunge e che dopo accenno sono davvero estremamente forti e significative, ma in questo modo a me pare che davvero abbiamo un altro rivelarsi, un altro pezzetto del rivelarsi di Gesù di Nazaret. E per noi che facciamo tutto questo cammino, con dentro la domanda, io voglio capire da vicino chi sei tu, Signore, perché tu sei diverso, fai cose diverse, hai atteggiamenti diversi, adesso hai parole profondamente diverse. Io credo che questo è uno dei modi più veri, duri, ma per appassionarsi del Vangelo. Questo è Vangelo senza finta,
È il Vangelo diretto nella sua purità, nella sua intensità. E allora questi piccoli cenni, che però sono importanti, li vorremmo davvero raccogliere anche noi, dottori della legge. Caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. È un giudizio forte, ma il fatto che dica una cosa così è perché la riconosce davvero presente nello stile e nell'atteggiamento di queste persone. Voi davvero caricate di pesi insopportabili. Come dire, io ho un Vangelo di libertà. Io ho un Vangelo che non obbliga nessuno. Ho un Vangelo che si propone come un invito. E allora, quanta differenza tra un mondo come quello che abita il vostro agire e questa notizia buona che io cerco di dare e di regalare a tutti. A questa generazione sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti. Notate, sta dicendo una parola così a persone che comunque sono già oramai altamente orientati a far fuori questo profeta che dà fastidio. Quindi è una delle pagine più forti, più dirette. Difficile incontrare un passaggio di Vangelo così, è molto raro. Forse l'unico un poco equivalente, ma questo è molto più forte per le parole, è quello che è di per sé il Vangelo, stranamente il Vangelo di questa giornata, che caccia via dal Tempio tutti quelli che vendono altro, trasformando il Tempio in un mercato. Ecco, qui non c'è un atteggiamento come questo, ma c'è una parola limpidissima, che arriva al cuore, tant'è che decidono, e ci siamo accorti nelle ultime due righe, che se fa così noi lo teniamo d'occhio, perché prima o poi le risposte che ci dirà consentiranno di dire qualcosa di profondamente diverso. C'è anche un'altra frase che voglio riprendere, l'ultima, no? Ed è: avete portato via voi, dottori della legge, la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Durissima questa frase. E notate, avete tolto la chiave per poterla capire. E io non ci sto a questo. Non ci sto. Questo a me pare una sottolineatura con cui prende l'occasione di questo invito in casa del fariseo per dire qualcosa che gli sta profondamente a cuore. Profondamente a cuore. Lo dicevo all'inizio, questo brano è tutto diverso da quello che normalmente incontriamo, ormai ne abbiamo fatti una decina almeno, rispondendo a quella domanda: ma voi che io dite che io sia? Certo, noi vogliamo conoscerti da vicino, Signore, io voglio conoscerti da vicino. Quindi mi sta a cuore vedere come ti muovi, come crei rapporti, come condividi sofferenze, come davvero hai spazio ampio e sereno
di ospitalità e d'accoglienza. Ecco, noi vogliamo conoscerti proprio così, perché uno che poi l'ultima parola del suo Vangelo la dice andando a morire sulla croce così, io lo voglio conoscere da vicino. Perché questa è una cosa francamente incredibile. Ma questo è Gesù di Nazareth e questo è il suo Vangelo. E tenta qui di scardinare convinzioni che oramai sembrano messe a tacere, perché si cita la legge, ma la legge non la si lascia entrare nel cuore. La parola di Dio la si rifiuta, ma non ci si lascia illuminare da essa. Ecco, è una pagina diversa, proprio, ma io mi sento davvero fiducioso nel dire no, se vogliamo accostare davvero il Vangelo, accostiamolo pagina dopo pagina, situazione dopo situazione. Non scegliamo noi soltanto le occasioni per. E io credo che questo sia uno stile che dopo crea davvero la libertà di scegliere di diventare discepoli, o la libertà di dire no, io con uno così non voglio avere a che fare. Penso che siamo nel primo gruppo, che abbiamo voglia davvero di diventare tuoi discepoli. Allora l'apparenza, le cose secondarie anziché le più importanti, e poi la chiave della conoscenza della parola del Signore, questo è una cosa importante, il caricare di pesi inutili, così che dopo uno è estenuato, non ha il tempo né la voglia né il desiderio di vivere seriamente quello che sta ascoltando. Ecco, è la piccola meditazione di stamattina, diversa, ce ne accorgiamo, me ne sono accorto, faccio anche fatica un poco a commentarla, ma questo Evangelo allo stadio genuino, o meglio, è Gesù che dice in maniera esplicita convincimenti profondi della buona notizia. E allora anche un invito a pranzo diventa e lo fa diventare occasione per dire io ho qualcosa da condividere con voi profondamente diversa. E loro si sentono toccati, offesi, decidono oramai di curarlo a vista. Ecco, come al solito, prendiamoci il nostro quarto d'ora di silenzio e di preghiera, possiamo anche passeggiare fuori e dopo, per chi ha la possibilità di rimanere, è un po' di condivisione. Che cosa mi dice una parola così? Che cosa sento davvero che è toccato nella mia vita da una parola così? Cosa provo a sentire così limpida e chiara e diretta la parola del Vangelo? Grazie, allora buona prima.